Buongiorno a tutti. Devo rifare questo video perché con un errore mio l'ho fatto sparire praticamente. Invece è un video molto importante che dimostra che la Bibbia è parola di Dio, quindi lo devo rifare. È un video che riguarda i segni. I segni. Cosa sono i segni? Nella Bibbia i segni sono miracoli o azioni speciali di Dio, miracolose, che devono insegnare qualcosa. Infatti anche in italiano la parola insegnare c'è segno, no? Segni sono eventi miracolosi che devono insegnare qualcosa. Per esempio nell'Antico Testamento le 10 piaghe d'Egitto vengono chiamate segni. Nel Vangelo di Giovanni tutti i miracoli di Gesù vengono chiamati segni e così. In tutta la Bibbia analizziamo la struttura di questi dei segni, sia della parola sia dei segni, e ci accorgeremo che è davvero un miracolo. E la considerazione di questi segni ci porterà a concludere che la Bibbia è parola di Dio, inequivocabilmente, con una dimostrazione matematica, una dimostrazione statistica, non ci sono possibilità di dubbio. Ecco perché voglio rifarlo e quindi, se l'avete già visto, rivedetelo. Quindi, segni. La parola segno in ebraico è ot e in greco è semeion. Quante volte c'è questa parola ot, segno, nell'Antico Testamento? 77 volte. Quante volte c'è la parola segno, semeion, in greco, nel Nuovo Testamento? 77 volte. Dobbiamo considerare che la Bibbia è stata scritta da 40 persone diverse in circa 1500 anni. Quindi il fatto che questa parola così importante si trovi nell'Antico Testamento 77 volte, nel Nuovo Testamento 77 volte, è già un fatto straordinario, perché non potevano certamente comunicare tra loro i vari autori della Bibbia. Non è che Mosè poteva telefonare a Geremia e dire tu mettilo 3 volte, io lo metto 20 volte. Quindi questa struttura, 77 volte la parola segno in ebraico, ot nell'Antico Testamento, e 77 volte la parola segno in greco, semeion, nel Nuovo Testamento, è già un fatto straordinario. Ma andiamo avanti. Quanti segni, quanti miracoli sono riportati nella Bibbia, nell'Antico Testamento? Se andiamo a contare quanti miracoli sono riportati nella Bibbia, nell'Antico Testamento, troviamo che sono 77. E quanti miracoli, segni, sono riportati nel Nuovo Testamento? Anche qui siamo di fronte a un fatto straordinario. 77 volte. Quindi, ricapitoliamo. La parola segno in ebraico, ot, c'è 77 volte nell'Antico Testamento. La parola segno in greco, semeion, c'è 77 volte nel Nuovo Testamento. I segni, i miracoli riportati che troviamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento sono 77 e nel Nuovo Testamento sono 77. E allora viene moltiplicata la straordinarietà di questo fatto. Ripeto, 40 persone diverse hanno scritto la Bibbia in circa 1500 anni e ritroviamo questa parola importantissima, segno, 77 volte nell'Antico e 77 volte nel Nuovo Testamento. E vediamo raccontati, riportati 77 segni nell'Antico Testamento e 77 segni nel Nuovo Testamento. Non solo la parola, ma anche i fatti hanno una struttura perfetta. In totale, quindi, sono 154 volte la parola e 154 volte i segni riportati. 154 è 22 per 7. Possiamo scomporre
22x7. 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico, 15 riporta questo verbo per la scrittura e 7 è il numero della perfezione. Ripeto, consideriamo attentamente quello che sto dicendo, perché sono cose straordinarie sulle quali non possiamo essere leggeri, ma dobbiamo essere profondi, chiari. Questa struttura, questa simmetria è una realtà statistica, non l'ho inventata io. Tutti possono contare nella Bibbia quante volte c'è la parola Ot, la parola Semeion, quanti miracoli ci sono nell'Antico, quanti miracoli nel Nuovo. Tutti possono vedere, tutti possono contare. È una verità statistica, è una verità matematica. La Bibbia è scritta da 40 persone diverse 1500 anni, riporta una struttura che umanamente è impossibile. Nessuno poteva crearla, perché non potevano, ripeto, 40 persone diverse telefonarsi e mettersi d'accordo su quante volte mettere il numero, quanti miracoli riportare. Quindi è un fatto veramente straordinario, che dimostra che la parola di Dio scritta è opera di Dio, è veramente parola di Dio, che la Bibbia è veramente parola di Dio. È una dimostrazione inequivocabile. E quindi, quando ci mettiamo a leggere la Bibbia, teniamo conto di questo fatto. È veramente la parola di Dio. Abbiamo la dimostrazione. E quindi quello che dice è straordinario, dobbiamo seguirlo, dobbiamo essere attenti, fare quello che troviamo. Quando leggiamo la Bibbia è Dio che parla. È veramente parola di Dio. Gloria al Signore per questa meraviglia che ha messo nelle nostre mani. La sua parola disponibile in ogni momento, in ogni istante, pronta a rispondere a tutte le nostre domande. Benissimo, grazie, a presto ragazzi. Ma una cosa voglio dire, voglio ringraziare tutti quelli che ci mandano un sostegno e ricordare che se qualcuno vuole mandare un sostegno trova i dati nel sito www.valladanilo.it e lì c'è una sezione in cui ci sono i dati per poter mandare un sostegno. E grazie soprattutto per le vostre preghiere, per me, per la mia famiglia, per la mia attività, per il Signore. Grazie davvero di cuore. A presto.